Allora, per introdurre la blockchain bisogna prima dire cosa sia Bitcoin, cioè la prima applicazione della blockchain. Bitcoin è una criptomoneta decentralizzata che non è prodotta da banche. La blockchain è il libro mastro che memorizza tutte le transazioni in Bitcoin, quindi ogni qualvolta un utente di Bitcoin vuole trasferire alcuni suoi Bitcoin verso un altro utente, questa informazione sul trasferimento viene memorizzata sulla blockchain. Il grande pregio della blockchain è la decentralizzazione, cioè il fatto che la gestione di questo libro mastro delle transazioni viene fatta in maniera decentralizzata, senza un ente centralizzato che lo controlli. Questo è il più grande pregio della blockchain e di Bitcoin. Spesso però oggi si tende a confondere la blockchain con quelli che sono semplici database distribuiti. Database distribuiti invece hanno un controllo centralizzato in cui vanno identificati i nodi che gestiscono il database, mentre nella blockchain si può non identificare i nodi e si può lavorare in un ambiente totalmente pubblico e aperto. Ho scelto di focalizzarmi sulla blockchain perché dal punto di vista ideologico è interessante questo primo esperimento di sistemi del tutto aperti, senza delle entità centralizzate che in certi contesti potrebbero essere poco efficienti o addirittura poco affidabili. Uno dei problemi più grandi della blockchain è la scalabilità, cioè il fatto che sulla blockchain si possono fare al massimo 7 transazioni al secondo. Lightning Network è un protocollo che invece permette di fare transazioni fuori dalla blockchain, quindi superando questo limite delle 7 transazioni al secondo. Nella mia ricerca mi focalizzo su Lightning Network, in particolare ho sviluppato un simulatore nel protocollo Lightning per studiare eventuali criticità di performance o inefficienze di Lightning.